Dopo la prova altalenante del primo episodio, è tempo per Crackdown 2 della prova del 9. Passato lo sviluppo a Raffian Games, il team prova a convincerci della bontà del prodotto grazie ad una demo rilasciata sul marketplace. Le novità riguardano soprattutto trama, level design ed impostazione delle quest, tre elementi che nel primo episodio non andavano proprio. In questo seguito le cose cambieranno, almeno a detta del neonato studio sviluppatore. Innanzitutto muterà il setting, dal momento che Pacific City si mostrerà davvero cambiata. La città è infatti in preda al caos, attaccata da un letale virus che trasforma gli abitanti in zombie, nonché dai rivoltosi alleati contro l'agenzia. La prima delle novità previste da Crackdown 2 riguarda proprio la duplicità degli avversari da affrontare, che cambia a seconda dell'ora della giornata. Assaggerete nella demo come le fasi diurne vi vedranno far fronte al Cell, un gruppo d'azione rivoluzionario. In questo caso le sezioni di combattimento rispecchiano in pieno quanto visto nel primo episodio, senza evidenti miglioramenti alla precaria intelligenza artificiale degli avversari. Al chiaro di luna bisognerà invece affrontare i Freaks, che seppur dotati di una capacità intellettiva poco sviluppata, basano i loro assalti sul numero soverchiante e su una potenza muscolare elevata. Noterete presto come in questo caso bisognerà cambiare radicalmente l'approccio alla partita. Il combattimento assume tratti più fisici, invitandovi ad utilizzare spesso le abilità a mani nude. Durante la versione dimostrativa, della durata di 30 minuti, Raffian Games prova ad introdurre le novità nel modo più veloce possibile, grazie ad una crescita rapida delle 5 abilità potenziabili del personaggio. Gli slot delle skill sono riservati ad armi da fuoco, esplosivi, guida, agilità e combattimento corpo a corpo, e per farli crescere dovrete affrontare l'ottima selezione di missioni disponibili. Dovrete riuscire, prima di tutto, a prendere il controllo di alcune zone della città inizialmente occupate dalla Cell. Per farlo bisognerà eliminare le squadre in difesa e posizionarsi in un punto indicato della mappa per chiamare rinforzi in elicottero, che daranno il via all'assalto finale. Una volta sbloccati i livelli superiori di ciascuna abilità, avrete l'accesso a nuove possibilità, utilizzo di armi inedite, maggiore forza fisica ed agilità e molto altro ancora. Dopo oltre 15 minuti di demo, le luci del sole lasciano lo spazio al fascinoso bagliore lunare, mentre i Freak cominciano a riempire letteralmente le strade. Per ovviare al problema, si potrà ad esempio salire a bordo di un mezzo, fra i quali spiccano nuove introduzioni del calibro del Buggy, armato di mitragliatore che affianca la supercar vista già nel primo episodio. Entrambi i veicoli mostrano una discreta caratterizzazione e se la prima si concentra più sulla potenza di fuoco che sulla stabilità, l'altra pone l'accento sulla velocità massima. Lo sviluppo delle missioni abbraccia questa volta aspetti più tattici, ma ad essere sinceri, nonostante la gestione delle quest sia più articolata, non c'è nulla che faccia constatare al momento un serio miglioramento. Diversi dubbi permangono anche sul comparto grafico. Mantenuto lo stile cel shading del primo Crackdown, non si è potuto vedere purtroppo grossi miglioramenti. Le animazioni risultano praticamente le stesse del prequel, elementari e senz'altro poco realistiche. La realizzazione dell'ambiente è essenziale, e l'unico upgrade interessante riguarda una texturizzazione più marcata delle costruzioni presenti. D'altra parte, però, la profondità visiva rimane quella magnifica vista nel 2007. Crackdown 2 ci ha lasciato a sorpresa con un pizzico di amarezza. Siamo comunque fiduciosi che la durata esigua della versione dimostrativa sia stata un ostacolo non da poco, ma i miglioramenti visti in questa versione non ci sono sembrati abbastanza marcati per rendere il titolo un gioco davvero immortale.